La comunità dell'Alta Valsugana è un corpo vivo che per crescere ha necessità di una solida economia, di lavoro, di investimenti, di risparmio, di cultura, di elementi che siano armonicamente distribuiti su tutto il territorio. Con questo obiettivo, 2 anni fa, è nata la Cassa Rurale Alta Valsugana, frutto della fusione fra Caldonazzo, Levico Terme, Pinetana, Fornace, Seregnano e naturalmente Pergine. Una saggia comunità, il suo passato, lo custodisce facendone base e stimolo per progettare il futuro. Fascino dell'antico e aspettative del moderno, qui nell'Alta Valsugana sanno coesistere. Per questo la neonata Cassa, con altri sponsor, ogni fine luglio sostiene la testimonianza e la rivisitazione della storia medievale del mandamento. Lo splendido maniero del 1300 che guarda dall'alto l'intera plaga di Pergine suggerisce quelle pagine di storia di 8 secoli fa, quando questo centro era conteso con furiose battaglie tra i conti del Tirolo e certi signorotti di Padova. Tra le bellezze naturali del territorio circostante c'è la Panarotta, teatro per il turismo invernale. Qui lo sci alpino si accompagna alle passeggiate sulla neve alta con la slitta per i più piccoli e con le ciaspole. A qualcuno, però, come la lepre alpina, candida del suo mantello invernale, le racchette da neve le ha fornite l'evoluzione. E sfruttare le correnti termiche, per rimanere sospesa in aria e volare senza sforzo, l'aquila reale lo sa fare di natura. L'arrivo della primavera ammanta i boschi di bassa quota di nuovo verde. Molte voci di uccelli raccontano, all'orecchio attento, che l'attività sta riprendendo. Un giovane astore sopravvissuto al suo primo inverno ha catturato una cornacchia grigia, energia per la stagione riproduttiva che sta per iniziare. E anche il canto del pettirosso suona ormai decisamente primaverile. Sul lago, il primo tepore ha determinato il risveglio delle testuggini dalle orecchie rosse, specie aliena da qualcuno incautamente rilasciata. Nel bosco umido si aprono le gialle corolle della calta palustre e i piccoli, esili fiori bianchi della cetosella e dell'anemone dei boschi. Il ghiaccio non stringe più il lago in una morsa. Gli uccelli acquatici hanno vita più facile. Per le oche selvatiche, o quasi, sulle rive è spuntata erba tenera di cui nutrirsi. Nelle campagne comincia la fioritura dei ciliegi e dei meli, un delicato biancore in alto tra le fronde e a terra il giallo del tarassaco. Anche per il germano reale è tempo di riprodursi. Gli anatroccoli lasciano il nido poche ore dopo la nascita e sono fin da subito in grado di seguire la madre in acqua. Tra la vegetazione ripariale, lo svasso maggiore nel suo spettacolare abito nuziale
è alle prese con la costruzione di un precario nido appoggiato sul fogliame galleggiante delle ninfee. Tra i rovi ed i cespugli della riva, il tarabusino, da poco tornato dall'Africa, ha a sua volta iniziato a costruire il nido. Per i pulcini della folaga è tempo di prime esplorazioni sotto lo sguardo vigile della madre che li accudisce e li nutre. Anche nel nido del ciuffolotto vi è nuova vita. Così pure nella cavità scavata dal picchio nero. E nel grande anfratto di un vecchio castagno dove ha nidificato l'allocco. Scendiamo sui laghi di Caldonazzo e Levico, laghi gemelli eppure diversi. Qui campeggi, attrezzature alberghiere, bar, ristoranti e spiagge sono il tessuto estivo dell'economia turistica dell'Alta Valsugana, la calamita di numerosi ospiti, anche stranieri, tedeschi ed olandesi in particolare. E questi laghi sono teatro di sport spettacolari, come lo sci acquatico, interpretato da atleti come Thomas De Gasperi, due volte campione del mondo della specialità. Oppure di sport silenziosi e riposanti, come la vela con Federica Cattarozzi, pluricampionessa giovanile. La canoa. Il dragon boat, disciplina dove con spirito e tifo campanilistico si sfidano diverse compagini del territorio, e naturalmente il nuoto, in specchi d'acqua che la bandiera blu cataloga tra i più puliti d'Italia, senza dimenticare l'apnea con il campionissimo Michele Tomasi. E ancora le rispettive rive sono scenario di passeggiate e di pedalate sulle piste ciclopedonali che da qui si dipartono e percorrono tutta la Valsugana. Ecco Fornace con il suo castello, sede del municipio, e la chiesa parrocchiale di San Martino con i suoi oltre 500 anni. Non si possono certo dimenticare le cave di Porfido, che tanto lavoro hanno garantito. Un tempo, nel Medioevo, invece a Fornas, vecchio nome di Fornace, la ricchezza era data dall'argento estratto dai vicini canopi. Vediamo Civezzano, di cui va ricordata la pieve dell'Assunta, costruita o forse ricostruita da Bernardo Clesio. Molti cardinali e vescovi del Concilio di Trento vennero a visitarla. Nella parte alta del paese c'è Castel Telvana, ora sede comunale, un tempo residenza dei famosi Roccabruna. A poca distanza, un delizioso laghetto, il lago di Santa Colomba, circondato da una fitta pineta. Altipiano di Pinè. Tra i suoi gioielli c'è il santuario della comparsa dove, secondo la tradizione, nel 1729 ad una pastorella apparve la Madonna. Dal monte Stramaiol, con il suo locale di agriturismo ed una serenità di pace bucolica, scendiamo verso i due laghi. Bedollo, pulito e lindo come del resto tutto l'altipiano, è il paese che quasi fa da guardia al primo dei due laghi, quello delle Piazze, divenuto bacino idroelettrico nel 1925. Un lago sulla cui riva orientale molti villeggianti si riposano al sole. Ora siamo a Baselga, il centro maggiore dell'altipiano con il secondo e più grande lago. Dalle immagini estive, un tuffo nell'inverno per non dimenticare il ghiaccio. Quello artificiale dello stadio, su cui gareggiano i campioni di pattinaggio di velocità, e quello naturale del lago, che offre svaghi anche originali.
Con un balzo scendiamo a Caldonazzo, la cui origine affonda le radici all'inizio degli anni 1000, oggi centro turistico con un grande lido, ma anche centro agricolo con vaste zone coltivate a meleti. Il luogo storicamente ed architettonicamente più interessante è Castel Trapp, con tutta la sua ricca storia medievale, punteggiata di lotte tra nobili e di cruenti battaglie. Questa, poco sopra, tra il verde, è la deliziosa chiesetta di San Valentino, costruita forse già nella prima metà del 1200. Ad alta quota, sul lago di Erdemolo, la natura è più aspra e severa, e l'estate arriva lentamente, con fioriture di genziana e rododendri, nuovi pascoli per i camosci. La fersina che dal lago prende origine, con acque ossigenate e ricche di invertebrati, un ambiente ottimale per il merlo acquaiolo. Anche nel bosco, nel lido della Poiana, vi è un pullo in attesa. E il gallo cedrone ha di nuovo un gran numero di piante di cui alimentarsi. Per le marmotte sui pascoli alpini, l'estate significa abbondanza di saporite erbe. La Valle dei Mocheni, con Frassilongo, Fierozzo, Palù del Fersina, dove dominano la natura, il rispetto dell'ambiente e della tradizione. E da qui a Sant'Orsola, che da alcuni decenni lega il suo nome ad una produzione agricola conosciuta in tutta Italia. I piccoli frutti. Al limitare di Pergine, verso la valle del Fersina, c'è il cervello del business che lentamente ha preso piede, anche come produzione, su tutto il territorio dell'Alta Valsugana e non solo. Commercialmente, poi, in tutta Italia. La coltura dei piccoli frutti, adesso, ci si passi il gioco di parole, è diventata perfino vera e propria cultura, perché i produttori credono fermamente nei loro sforzi imprenditoriali e ci sono grosse novità in viaggio. Eccoci a Tenna, territorio a dorso d'asino tra il lago di Levico e quello di Caldonazzo. Poco sopra il centro del paese, una fittissima abetaia caratterizza la zona, in cui, quasi bucando questa piccola foresta, si possono fare riposanti passeggiate. Uscendo da questa quiete, si può gettare lo sguardo all'ingiù, sulla sponda opposta del lago di Caldonazzo, sulle cui rive si accoccola Calceranica, con la storica Pieve dell'Assunta. Anche questo piccolo centro ha visto lo sviluppo del turismo, con alberghi, pensioncine, bar, pizzerie, campeggi. Calceranica è stata anche sede di un'importantissima miniera di pirite. Le gallerie si sviluppavano su vari livelli, per diversi chilometri. Scendendo, si osservi questa antica scala che portava i minatori sottoterra, fino a 80 metri sotto il livello del mare. Dopo la chiusura, è stato giustamente deciso che quel luogo di lavoro dovesse diventare un museo. Sull'altopiano della Vigolana, territorio una volta soltanto agricolo, poi turistico e residenziale. Non si possono dimenticare il santuario della Madonna di Feles e l'antico castello, voluto nel 1200 da Federico Vanga,
come baluardo e difesa di Trento. Al suo fianco vi è ancora la torricella quadrangolare. Da qualche decennio, la verde vallata è anche la sede di alcune industrie che stanno contribuendo al moderno sviluppo dell'intera area. A quote un po' più elevate, al limite del bosco e tra le pareti rocciose, i camosci cominciano a percepire il cambiamento di stagione. E questi ruderi così ben conservati sono i resti di antichi mulini, alimentati dalle acque del torrente Centa, che grande strada d'acqua e ciottoli si tuffa in basso. È interessante il percorso verde che è segnalato. Chi vi passeggia può respirare lo spirito della storia di un tempo, quando le vorticose acque del torrente fungevano da energia, quanto mai pulita, per i mulini e le segherie sparse ai lati. Qui siamo a Novaledo, che molti secoli fa fu molto importante perché segnava i confini tra la diocesi di Feltre e quella del principe vescovo trentino. Nella conca c'è la Tor Quadra, ossia i resti di un antico fortilizio che 30 anni fa il comune ha voluto scegliere come simbolo del proprio stemma. Sui pendii al lato di Novaledo si raggiungono le malghe e gli agritur in una totale armonia di silenzi e colori. Il Menador, mitica salita su cui anche i cicloamatori più allenati ogni tanto si devono fermare a rifiatare. Si inerpica su fino all'altipiano di Vezzena, territorio amministrato da Levico, un autentico Eden di silenzio e muggiti, di colori nei prati ondulati con erbe, fiori e quel foraggio che mucche e capre qui sanno trasformare nel latte per l'omonimo formaggio conosciuto in tutta Italia. Ecco, tra le numerose malghe, le due più famose, con la serenità della vita agreste che nulla sembra possa turbare. Chiudiamo la nostra panoramica con Levico, autentico gioiello dell'Alta Valsugana. Qui vi è la summa dei valori turistici, storici e termali dell'Alta Valsugana. Gli alberghi, i campeggi, il lido, il lago. Le terme con le sue acque arsenicali ferruginose, note fin dai tempi del Concilio di Trento, il Grand Hotel, costruito dagli austriaci all'inizio del 1900, con Villa Paradiso, sede amministrativa delle terme di Levico, Vetriolo e Roncegno. Si chiude qui, con quella sensazione di fiducia e serenità che sanno dare i colori autunnali, la panoramica della nuova realtà territoriale, che l'incontro delle esperienze di quattro distinte cooperative creditizie in altrettante comunità ha voluto concentrare nella Cassa Rurale Alta Valsugana. L'impegno è quello di interpretare, di motivare, stimolare e far crescere la propria comunità per realizzare uno sviluppo armonico, sostenibile e duraturo nel tempo.